Ed eccoci qua, cari amici del canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi è sabato e vi porto a fare una bellissima gita in un ambiente meraviglioso. Ha nevicato questa notte, fa molto freddo, 17 gradi sotto zero quando sono partito, e oggi vi farò vedere qualche bello scorcio, ma soprattutto qualche particolare. Andremo a ritrarre con la nostra D750 qualche bella fotografia, e guardate che bel panorama che c'è attorno a me. Giornata fantastica, si sta benissimo, seguitemi fino alla fine. Che dire, cari amici, qua la neve è spettacolare, ha fatto una bella nevicata e tutti i prati sono ricolmi di questa meraviglia. È molto soffice e la temperatura questa settimana è stata particolarmente rigida. Questa mattina, quando sono arrivato alla partenza dell'escursione, c'erano ben 17 gradi sotto zero, però vi posso assicurare che si stava bene. Guardate questa panchina dove si trova, che meraviglia, guardate. Io mi siedo qua e guardate cosa vedo, un paradiso favoloso. Poi qui abbiamo il libro dei pensieri, questa bella casetta in legno che si può aprire, vediamo, si apre così, e qua dentro c'è il libro dei pensieri, dove possiamo raccontare i nostri desideri e le nostre emozioni. Continuiamo con la gita e andiamo a scoprire dei dettagli meravigliosi di questo habitat naturale. Guardate, bellissime, sono veramente delle ambientazioni fantastiche. Tra l'altro, avendo nevicato questa notte, è veramente tutto particolarmente suggestivo. Guardate anche questo sentiero che ci porta verso monte e ci fa passare in questo ponticello molto simpatico. Guardate che meraviglia, qua ci sono delle sculture in legno spettacolari inserite in un contesto che è veramente molto affascinante, tra l'altro sapientemente realizzate. Guardate che lavoro, qui c'è sicuramente qualche mastro artigiano, qualche artista che si cimenta in queste meraviglie che solo l'uomo riesce a ricreare, e non le macchine come tanto va di moda oggi. Oggi ci sono i macchinari che ti fanno delle sculture che sono particolarmente rifinite e precise, a controllo numerico, però secondo me lo scalpello dell'uomo riesce ad attaccare anche le emozioni che l'uomo vive mentre scolpisce. Quindi viva l'artigianato e viva l'arte. È chiaro che con temperature così fredde si deve partire attrezzati, quindi avere degli indumenti intimi, tecnici, che ci consentono di camminare senza sudare, un bel pile che ci tiene caldo e una giacca antivento, così non temiamo i soffi di vento che possono arrivare improvvisi. Ora provo a fermarmi e a realizzare una fotografia di uno steccato sul quale c'è della neve che è caduta. Voglio provare con un diaframma particolarmente aperto a contestualizzare la parte centrale del frame della fotografia. Vedrete e noterete che c'è la parte prima del fuoco che è tendenzialmente morbida e sfocata, e la parte successiva al fuoco che si comporta nella stessa maniera. La cosa bella del diaframma molto aperto è che ci consente veramente di curare nel minimo dettaglio la porzione di paesaggio, di scena che vogliamo enfatizzare. Altra cosa, solitamente io utilizzo sempre la modalità spot per gestire la luce, perché non voglio che sia la fotocamera a scegliere, ma voglio scegliere io che luce utilizzare e che mood dare all'immagine, alla mia fotografia. Nella fotografia che realizzo in questo istante, come vedete, il panorama è chiaramente nell'immagine video tutto rigorosamente a fuoco, per cui riesco a distinguere il primo piano dal secondo piano.
con la macchina fotografica adesso voglio provare a dare una maggiore enfasi al primo piano, rendendo leggermente sfocato lo sfondo, perché in questo momento decido volutamente che il mio soggetto principale non è il paesaggio nel suo insieme, quindi il paese, ma voglio che il soggetto in primo piano sia esattamente questo qui, e cioè la porzione di paesaggio ricoperta dalla neve. Vediamo un po' cosa riesco a realizzare e mettetemi nei commenti quello che pensate, anche se avete qualche suggerimento, è sempre molto gradito e aiuta a crescere. Se vi piacciono questi video, mettete un like e valutate anche l'ipotesi di iscrivervi al canale, così potete restare aggiornati sull'uscita dei prossimi video, che solitamente escono il sabato alle ore 18 nel mio canale YouTube Andrea Costa Gallery. Se volete restare aggiornati potete seguirmi su Instagram andreacostagallery.com, su Twitter e chiaramente sul canale YouTube. Cerco di postare ogni settimana un video e tratto di fotografia e di trekking in montagna nelle Dolomiti, patrimonio dell'umanità UNESCO. Luogo fantastico, provincia di Belluno Dolomiti, che invito tutti a visitare, perché veramente chi visita questi luoghi se ne innamora e non riesce più a dimenticarseli, perché sono veramente fenomenali. Abbiamo la possibilità di fare delle gite sia estive che invernali, abbiamo tanti bei laghi, fiumi meravigliosi, montagne incredibili, insomma le Dolomiti sono le Dolomiti, non serve sicuramente che sia io a raccontarvelo. Seguitemi sul canale. Ma guardate qua che meraviglia, ora proverò a realizzare uno scatto fotografico con una apertura differente di diaframma. In uno scatto utilizzerò un diaframma intorno al 5-6, nel secondo scatto invece utilizzo un diaframma molto più chiuso, per cui f11-f13, e avrete modo di notare che nella prima foto col diaframma più aperto il sole prenderà una forma quasi irregolare e brutta da vedere, mentre in quella dove ho chiuso il diaframma e quindi ho fatto passare molta meno luce nell'obiettivo, il sole prenderà un aspetto e una forma tipicamente a stella, che è molto molto interessante. Vi metto subito la foto così potete vedere la differenza. Guardate anche qui che scorcio pazzesco. Anche qua faccio una prova a fare uno scatto cercando di enfatizzare le scie del battipista che ha appena battuto questa pista da sci meravigliosa, per vedere un po' di trovare anche una linea guida, una linea di fuga all'interno della fotografia. Sono molto importanti nelle fotografie anche l'utilizzo delle componenti naturali, che ci danno la possibilità di inserire delle geometrie all'interno degli scatti, che ci aiutano senza ombra di dubbio a conferire all'immagine stessa maggior tridimensionalità e senso di profondità all'immagine. Io sono letteralmente innamorato degli obiettivi vintage, perché nonostante la moda porti ormai oggi, ma soprattutto il marketing, porti oggi all'acquisto di ottiche super moderne e super nitide, con queste ottiche purtroppo abbiamo una definizione tale che l'immagine risulta, a mio modo di vedere, personalmente soggettivo, quasi troppo nitida e definita, troppo croccante. Nelle ottiche vintage io invece trovo l'atmosfera, quella capacità di interpretare la fotografia in modo forse più analogico, quasi più autentico, conferendo all'immagine stessa una morbidezza e una sfumatura delle tonalità di luce sensazionale. Oggi ho portato con me, come vi dicevo prima, il 50 1.4, che è sicuramente un'ottica definita ma non ultra nitida. Ecco, ce ne sono anche di più definite. Io amo questo modo di interpretare la fotografia e continuo in questa direzione. Non voglio farmi influenzare dalle nuove mode, che tra l'altro sì, possono sicuramente portarci dei vantaggi dal punto di vista tecnologico, ma nel momento in cui facciamo una fotografia ben pensata, ragioniamo la luce come deve essere, come la dobbiamo sfruttare, come la
possiamo e dobbiamo misurare, e cerchiamo di curare bene la composizione con la triade esposimetrica corretta, insomma, credo che già facciamo un ottimo lavoro. Guardate qua, cari amici, che scorcio. Adesso provo a fare una fotografia di questa porzione di paesaggio, che non è altro che la base del sentiero del canale, guardate. Ma guardate, cambiando la prospettiva, quello che può succedere. Io qua sono praticamente raso terra. Qui abbiamo uno scenario, qui ne abbiamo uno completamente diverso. La cosa bella è riuscire proprio ad intuire, a scoprire, a sperimentare prospettive nuove.